Si chiamava Robbie Oster, era una bambina di 10 mesi di vita e purtroppo è morta per colpa di un'overdose da eroina e da fentanyl. Pensate che il padre della bambina è il figlio dello scrittore Paul Oster ed è accusato addirittura di omicidio. La piccola sarebbe stata trovata priva di vita il 1 novembre 2022, o meglio 2021, scusatemi, all'interno di un'abitazione di Bergen Street, ci troviamo a Park Slope. Si è spenta poi nell'ospedale dove purtroppo è arrivata. L'autopsia ha fatto sapere che la causa esatta della morte è da attribuire ad una intossicazione acuta da droghe. Dale, il padre 44enne, è stato incriminato per omicidio colposo. La polizia non ha fornito dettagli aggiuntivi su come effettivamente parlando la bimba sia entrata in contatto con le droghe che però le sarebbero state somministrate. Aleggia un grande mistero per la quanto riguarda la vita di questa bambina. Tutto ciò che c'è dietro e soprattutto quello che è successo poco prima della sua dipartita e della sua morte. Fatto sta che questa bambina purtroppo non c'è più, è morta. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate e Robbie Oster riposi in pace, amen.